Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Giopoli TV. Oggi vorrei condividere con voi il culture shock che ho sperimentato in Italia. Penso che alcuni di voi mi conosceranno da questo video, quindi vorrei fare una breve presentazione. Il mio nome è Takashi, ma chiamatemi Taka. Ho vissuto a Mestre in Italia per circa un anno e mezzo, dove ho incontrato e poi successivamente sposato mia moglie pugliese. Ed ora abbiamo una figlia di 17 mesi. Attualmente viviamo ad Osaka. Su questo canale condivido molte cose sulla cultura e sul Giappone. Quindi iscrivetevi e guardate i video precedenti per divertirvi. Recentemente ho anche iniziato a fare i tour privati in Giappone. Quindi chi vuole viaggiare con me, scrivimi una email. Vi porto nei posti locali e sconosciuti. Allora, cominciamo con il video di oggi dei culture shock in Italia. Ok, iniziamo. Saltarsi con dei baci. Per noi giapponesi è sorprendente il saluto con un bacio sulla guancia che usate fare voi italiani. È qualcosa di impensabile in Giappone e la prima volta che l'ho visto ho davvero sentito un culture shock. Poiché apprezzo questa cultura, cerco sempre di capire quando è appropriato farlo e quando no. Ma le regole sono vaghe e quindi complicate. Da quello che ho sentito da vari italiani, non si fa con qualcuno appena incontrato a meno che non si diventi molto amici. Se non sei sicuro, non farlo ed aspetta di vedere come si comporta l'altra persona. Di solito io aspetto di vedere cosa fa l'altra persona, ma a volte diventa imbarazzante perché si sbaglia a farlo. Quindi ho una domanda per tutti voi: quando date un bacio sulla guancia e quando no? Per favore condividete anche le vostre esperienze. Messaggi vocali. Gli italiani, rispetto ai giapponesi, usano molto i messaggi vocali. In Giappone, anche ora, le persone preferiscono scrivere messaggi di testo. Quando vivevo in Italia, nel 2016, molti italiani già usavano questa funzione. In Giappone, invece, la maggior parte delle persone non la usava. Ed io ero sorpreso e pensavo, oh, non sapevo nemmeno che esistesse questa funzione. È decisamente efficiente e veloce. Ma in Giappone, quando sei in mezzo alla folla, in treno, o se con un superiore, non è appropriato. E se non si hanno cuffie o ci sono persone intorno, il contenuto della conversazione può essere ascoltato da altri. Personalmente, penso che queste siano alcune delle ragioni per cui non è così diffuso in Giappone. Voi usate di più messaggi vocali o messaggi di testo? La cervicale. Andando in Italia, sono rimasto sorpreso dal fatto che si eviti di ricevere il vento sulla nuca. In Giappone, naturalmente ci proteggiamo dal freddo al collo durante l'inverno, ma soprattutto nelle recenti ondate di caldo estivo, raffreddare il collo è considerato efficace per prevenire il colpo di calore. Inoltre, raffreddando il collo, dove ci sono grandi vasi sanguigni, si può inviare efficacemente il sangue freddo in tutto il corpo. Tuttavia, si dice anche che raffreddare troppo il collo possa causarne rigidità e mal di testa, quindi è necessario farlo con attenzione. Comunque, specialmente in estate, noi giapponesi sentiamo il bisogno di aria fresca al collo, ma in Italia molte persone evitano di esporre la nuca al vento, poiché dicono che causi mal di testa. Se conoscete altre ragioni, per favore fatemelo sapere. Le chiavi. Le chiavi in Italia sono completamente diverse da quelle in Giappone. Le chiavi moderne in Giappone sono così. Possono essere inserite da entrambi i lati e chiunque può aprire facilmente le porte con la chiave. Anche le chiavi del bagno sono semplici. Tuttavia, in Italia ci sono molti tipi di chiavi come queste. E se le togli, a volte non si riesce più ad inserirle correttamente e non puoi aprire. Sono rimasto chiuso in bagno due volte in Italia. Non riuscivo ad incastrarle correttamente e alla fine, in entrambi i casi, sono stato liberato dall'esterno. Fortunatamente avevo il cellulare e c'era qualcuno nelle vicinanze. Ma fa paura pensare a cosa sarebbe successo se non ci fosse stato nessuno. Avete mai avuto l'esperienza di essere rimasti chiusi a chiave dentro una stanza? Per favore fatemi sapere. Uscite serali con i bimbi. Da quando è nata mia figlia Sakura, penso che il mio punto di vista sia cambiato un po'. Quando sono andato in Italia, sono rimasto sorpreso nel vedere tante famiglie con bambini piccoli e neonati, anche dopo le 22. Certo, ci sono anche in Giappone, ma rispetto al Giappone, in Italia ce ne sono molto di più. La maggior parte degli italiani inizia a cenare circa 2 ore più tardi rispetto ai giapponesi. Quindi probabilmente questo è correlato. In Giappone, penso che la maggior parte dei genitori faccia addormentare
bambini fino ai 5 anni entro il 21. Ma in Italia mi è sembrato che molte persone escano e stiano fuori fino a tardi con i bambini. Ovviamente ci sono diverse circostanze familiari e motivi individuali, quindi forse va bene farlo di tanto in tanto. Ma pensando ai bambini, non credo sia consigliabile farlo frequentemente. Il cappuccino. Anche in Giappone il cappuccino è molto popolare, ma andando in Italia sono rimasto molto sorpreso dal fatto che la gente non beva cappuccino nel pomeriggio. In Giappone la maggior parte delle persone beve cappuccino a qualsiasi ora. Naturalmente varia da persona a persona, ma in generale i giapponesi mangiano la colazione intorno alle 7 del mattino, pranzano a mezzogiorno e cenano intorno alle 19. Nei giorni di riposo, quando si esce, è comune andare in caffetteria verso le 15 o dopo cena, e molte persone ordinano caffè, tè e cappuccino insieme a torte e dolci. Quindi è stato davvero uno shock scoprire che in Italia, la patria del caffè, la gente non beve cappuccino nel pomeriggio. Ovviamente varia da persona a persona, ma mi piacerebbe sapere i vostri motivi per non farlo. Per favore fatemi sapere. Comprare il cibo a peso. Nei supermercati italiani penso che la maggior parte degli alimenti sia venduta a peso, in chilogrammi o grammi. Anche in Giappone si può trovare questo sistema, ma di solito si compra al pezzo. Quindi quando ho comprato frutta e verdura per la prima volta in Italia, pensando che fosse il prezzo per ogni pezzo, sono rimasto sorpreso dalla loro economicità quando li ho portati alla cassa. Pensavo che la cassiera avesse sbagliato e guardando lo scontorino ho visto che c'erano i grammi, quindi li ho capito. Con il prezzo per pezzo ci sono momenti in cui senti di aver guadagnato o perso a seconda delle dimensioni, ma con il prezzo al grammo puoi scegliere qualcosa che non sia troppo grande né troppo piccolo e che sembri delizioso senza preoccuparti delle dimensioni e non hai sentimenti di guadagno o perdita, quindi preferisco questo sistema. E voi quale preferite? Oggi ho condiviso con voi calcio shock che ho sperimentato in Italia. Ce ne sono ancora tanti, quindi se questo video vi piacerà, penso di fare un seguito. Per me il Giappone e l'Italia sono la mia patria e la mia seconda patria. E queste due nazioni sono sicuramente importanti nella mia vita. Continuerò a condividere video divertenti e informativi per diventare un ponte tra questi due paesi. Quindi vi prego di continuare a sostenermi. Grazie mille per aver guardato fino alla fine. Ci vediamo al prossimo video. Hona!